Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in compagnia di Lucio, che è un cantante molto bravo e canta metal, Ciao a tutti. in una band che si chiama Non Existent, e quindi ci aiuterà a capire un po' questo mondo del metal e del canto legato a questo genere musicale. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, allora Lucio, ti faccio subito una domanda. Sì. Da dove si parte proprio per cantare con quella voce così potente? Beh, sicuramente le cose che si fanno normalmente per utilizzare anche le altre voci, cioè la respirazione, l'esercizio che si fanno normalmente appunto per utilizzare tutti gli altri tipi di voci. E poi ovviamente man mano che si canta, si sperimenta per capire dove far andare il fiato, la voce e come gestirla. Poi man mano ci si accorge, con il passare dei mesi, degli anni, che la voce, diciamo il growl, se si utilizza il growl o lo scream, esce fuori e ti inizi a rendere conto quali sono le parti della gola, se così vogliamo definirlo, che si Che si intimizzano. utilizzano. Sì. Ok, quindi comunque è un lavoro che richiede molto tempo Molto, e molto. molta sperimentazione di se Sì, stessi. sì. E io un po' tecnicamente ho studiato questo argomento e quindi quello che viene nel canto growl e metal, che sappiamo in inglese, growl e scream, scusate, che in inglese significano ringhio Sì, un e grido grido, sì. scream. Sono due modi di cantare che non utilizzano proprio le corde vocali, Sì. non dobbiamo utilizzare proprio le corde vocali reali, quelle vere, No. ma più le false Esatto, corde, sì. le aritenoidi, che sono delle strutture che sono comunque nella laringe, che vibrano e producono questo Una specie di effetto. lamento. Io Sì. non canto questo genere, però ogni tanto faccio delle prove, non so, tipo una cosa del Sì. genere, dove passa aria e noi poi attraverso la respirazione, come dicevi tu, il diaframma, spingiamo questa vibrazione fuori e proiettiamo il suono nelle Esatto. cavità di risonanza. E che differenza c'è, diciamo, tra lo scream e il growl? Allora, io penso che lo scream, per fare lo scream si utilizza una parte del viso diversa del viso e delle corde, diversa da quella che si utilizza per il growl, perché ovviamente lo scream, essendo un gridato, si tende a utilizzare la parte superiore Alzare del anche viso, qua un po' le alzare e zigomi. quasi a ringhiare, mentre per il Sì. growl tutta la parte sia del viso che Del collo, del collo diciamo, si della laringe tende comunque. a scendere per creare appunto Un'ampiezza diversa. esatto, sì, facendo, poi ovviamente man mano che si canta si può modulare la voce con lo Vabbè. scream, Quindi partendo da una zona più bassa, fino andando a sì, gridare io qua. fondamentalmente le voci che utilizzo, utilizzavo, che ho sempre utilizzato, queste due voci che ho fatto sentire poco fa, però ci sono anche altre voci che possono essere più profonde, utilizzate in genere nel brutal, che possono Ok. essere, che io Quindi proprio più gutturale ancora più ancora. Che gutturale e molto più bassa, che tu io solitamente fondamentalmente non utilizzo perché è un fatto di di gusto gusto, sì, personale, di anche gusto perché lì personale, sì. ognuno, anche la struttura vocale di ognuno di noi è diversa, quindi il suono sarà diverso. Certo, sì. Quindi allora io vorrei iniziare a dare dei consigli a chi vuole avvicinarsi a questo mondo e a questo modo di cantare. Allora, intanto ricordiamoci di avere una buona respirazione diaframmatica in modo da sapere bene dove andare a spingere con il fiato. Uso questo termine spingere che non si usa molto nel canto, ma per farvi capire proprio che è dal basso che noi dobbiamo mandare aria. Poi iniziamo piano piano a far muovere queste false corde.
Tipo come quando siamo rilassati la mattina, direi, tipo Quello stiracchiamento dallo sbadiglio. tipo così. Sì. Infatti sentite che c'è un minimo di Di questo, sì, tipo vibrazione. una voce un po' che si sporca. Sì. E noi possiamo iniziare così, piano piano, a sperimentare questo tipo di Sì, suono con molta con molta calma calma. perché altrimenti si rischia di farsi male. Esatto. E poi ovviamente deve essere un lavoro costante e continuo che, ripeto, può durare mesi o anni. Io ricordo tanti anni fa, sono circa più di 20 anni che utilizzo questa voce, prima di iniziare a avere qualche risultato, poi senza avere dei cali. Sì. Forse sono stato un annetto buono, Ah. sì, Sì, ebbè, penso un all'inizio. annetto sarò stato, Ok, quindi essendo molto delicata come voce questa, voi iniziate piano piano. Io direi facciamo tipo 10 minuti al giorno, 15 minuti al giorno di questo modo di far vibrare, diciamo, le false corde, le aritenoidi. E poi piano piano cerchiamo anche di spostare il suono verso, per fare, diciamo, più lo Sì, scream. sì. In questa zona qua io non pratico questo canto, però insomma mi pare di volendolo sperimentare. Hey! È Sì, questa la sì. zona dove anche facendo un po' la faccia Sì, la faccia arrabbiata ci deve essere. Vi garantisco che io non sto urlando perché le mie corde sono tranquillamente riposate, aperte, è come essere in falsetto. Esatto, sì, è come se il falsetto nello scream, cioè Ok. abbinare Quindi quello che le noi due sentiamo non è una potenza, dice, Madonna, cose. che Sì, no, non c'è come. bisogno di. Ma c'è moltissimo lavoro Sì, dietro, sì. molta tecnica, è un lavoro enorme. Quindi ogni volta che noi sentiamo, tra virgolette, urlare, fare quello scream, il growl, significa che dietro c'è un lavoro di mesi e anni Sì. costante, Di per poter preparazione, sì. arrivare a fare un canto. Quindi, poi un'altra cosa, bevete molta acqua quando vi esercitate, perché comunque sappiamo bene che dobbiamo essere sempre idratati, sia durante le prove, sia durante i concerti, qualora facciate concerti. E poi un altro consiglio che io vorrei darvi è quello di, siccome a volte all'inizio può capitare, mi diceva Lucio, che ci può essere affaticamento. Sì, sicuramente. Ok, quindi io Le prime direi, volte l'affaticamento ci sarà certo, sicuramente e sicuramente ci saranno dei cali di anche dei cali voce, di dei cali di voce voce. quando facciamo questo. Quindi voi piano piano fate 10 minuti, 15 minuti al giorno. Se sentite dei dolori a livello del collo, della gola, può essere anche dovuto al fatto che noi non siamo abituati a utilizzare tanti muscoli che abbiamo nella gola solitamente, e quindi può essere una cosa normale. Non insistete, fate delle pause lunghe e poi ricominciate. Ma sempre quando sentite fatica, fermatevi. È come quando andiamo in palestra e facciamo sollevamento pesi. Noi non Certo. siamo abituati e quindi il giorno dopo sentiamo dei dolori a livello muscolare. Quindi Esatto. facciamo riposo, il giorno dopo poi si ritorna. E avremo sempre dei risultati maggiori con il passare del tempo. Esatto. Ma c'è un esercizio che io tendevo a fare sempre, che è di un brano dei Korn, che è più un brano, è un intro Sì. dei Korn, dove utilizza la voce growl e scream durante un fraseggio, Ah. un fraseggio che poi è stato utilizzato all'interno dell'intro di un brano, che fa in questo modo. In da brrra in da brrra in da Quindi tutto questo movimento tende, cioè facendo questo brano si tende a utilizzare varie parti Ah, infatti. della gola. Come se si mastica la voce e la si modula in base a come Sì, la si sì. può far Infatti il uscire, suono cambiava in base a come tu a come mettevi la muovevo la bocca, bocca, sì. perché
Sappiamo bene che in base all'apertura, come abbiamo la bocca, proprio la cavità orale, possiamo avere dei risultati diversi. Certo, e poi ovviamente cambierà il suono e cambierà la modalità di esecuzione a seconda della persona. È chiaro, anche perché se noi volessimo imitare una voce, possiamo imitare il modo di cantare, però la voce sarà la nostra voce, come nel Esatto. canto tradizionale, tra virgolette. Esatto. Quindi io, volendo imitare la voce di Pino Daniele, farò. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua voce. Però è chiaro che lui aveva una voce sua, io mi posso avvicinare, però avendo una Certo, struttura certo. diversa, Puoi cercare di imitare, si però può imitare, però la voce ovviamente. resta nostra. Esatto. È uguale anche nel canto metal. Quindi, diciamo, quali sono proprio i passi per cominciare? Allora, io in genere ovviamente riscaldo la voce con una serie di esercizi e quando si inizia a utilizzare la voce facendo, sempre andando molto lentamente, se ci si accorge, perché poi è una cosa personale, ci si accorge utilizzando questo tipo di voce, dopo 5-10 minuti non ci sono più dei cali, vuol dire che le corde vocali non hanno subito, tra Ah, virgolette, dei ok. traumi, e quindi vuol dire che l'obiettivo è stato, Avvicinando, diciamo, si sta sì. avvicinando, è stato raggiunto. Poi, Sì. ovviamente, sempre con calma. Quindi, diciamo che se io volessi iniziare a fare da oggi questo tipo di canto, la prima cosa da fare è avere una buona respirazione. Se avete possibilità di studiare canto anche in maniera tradizionale, fatelo, perché è importante conoscere bene questo. Assolutamente. Il nostro apparato fonatorio, quindi la respirazione, poi far iniziare a vibrare un po' queste, in maniera rilassata, le nostre false corde, e poi piano piano attraverso il diaframma cercare di spingere un Cercare di po' di più spingere il e vedere il suono che esce. suono che esce, e poi attraverso la cavità orale muovere, cioè fare le varie voci. Provare lo scream che è più in alto e il growl che è più Sì. gutturale. Sto imparando. Domani faccio un pezzo metal qui. Vi faccio vedere io. Grazie Lucio per Stato un questa piacere. illuminazione. Spero, insomma, che sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, andate piano piano, non abbiate fretta perché si può rischiare di farsi male, ma piano piano, se senza fatica, riposatevi, è importantissimo e spero che piano piano riusciate poi a fare questo tipo di voce senza avere alcuni problemi. Grazie Lucio. Grazie a voi, ciao a A tutti. presto.